fa la bestia? Vai su, vai. Grazie, siamo tornati qui con una nuova challenge. E l'altra volta avevamo fatto obbligo verità a livello normale. Yes. Questa volta avevamo detto che se arriviamo a tot like lo facciamo estremo. Ed estremo, ragazzi, capita roba veramente estrema. Ovviamente riproponiamo la sfida del tot like a questo video e faremo la il livello hot. Che non sta qui, ma va scaricato a parte. Esatto. Perciò hot. Estremo, te o io. Vai, te, io che te, nel senso io. Capito? Che vuoi fare? Obbligo o verità? Cominciamo soft, famo soft, verità. Verità, vai. A chi ti piacerebbe molto dare una lezione almeno una volta? Ma una lezione in che senso? Cioè che devo insegnare a fare qualcosa o che gli devo menare? No, che gli devi menare, penso. penso sia... A chi piacerebbe dare una lezione? Cioè tipo che gli devo menare? Cioè... Quelli che scrivono primo. Sotto quindi... ai commenti. Te giuro, cioè... Ti giuro, quelli che scrivono primo, penso che... Vabbè, è l'istinto. Ogni volta leggo quel commento, ti fa... Cioè, presente il video di ieri? In cui maltrattiamo il prof. Cioè proprio di boh sulla scrivania. Capito? Proprio di cattiveria. Carino. È una persona tranquilla lui. Vedete il video di YouTube dove maltratta quello che dice primo. Sì, che tra l'altro è un video geniale. Anche perché io sono un fan accanito di Dexter. E lui è stato un fottuto fenomeno. Esatto. E io quello più o meno farei. Sì, lo penso un po' a tutti gli YouTuber. Che piano piano gli farei tutti i commenti di primo sotto tutti i video. Esatto. Sì, gli farei malissimo. Vai. Hai mai lanciato qualcosa fuori da un attimo in movimento d'ubriaco? Oddio. Sì. Qui mi ricorda una scena che vabbè non può. La ragazza lì non posso dire quale youtuber. Dove sta? Allora, io stavo in macchina con Dread e questa qua stava in macchina con Frax. Però non era né ragazza Dread né Frax, quindi non fate cominciare a fare cose. Che mentre stavamo su raccordo, decide di. L'accordo sarebbe tipo una mezza autostrada più o meno, equivalente all'autostrada. Decide di buttare candidamente una bottiglia di Peroni da fuori il finestrino. Sì, e stava per finirci sul nostro parabrezza perché noi stavamo dietro. Però fino sul paraurti. Quindi diciamo che il parabrezza di Dread, dopo essere stato distrutto già una volta da lui, non vi dico come. Stava per essere distrutto un'altra volta da una ragazza. Quindi vabbè. Questa è la scena che mi ricordo io. Adesso che cosa io sì, eravamo. E poi è abbastanza anche recente sta cosa. Cioè recente no, 2-3 mesi fa. Eravamo ubriachi in macchina. Non vi dico il motivo, cazzi vari. Ma io lancio una bottiglia di Peroni piena da 66 contro la vetrina di un bar. E ciao. Per fare rotta la vetrina? No, perché era antiproiettile. Ah, meno male. Dopo oggi lui andrà al gabbio. Sì. tan. Sfida un altro giocatore in una partita cazzo carto cazzo sarta e sorbi. Il vinci. Ma che cazzo no? Hai letto? Ma... No, raga, questo non si può fare per ovvi motivi. Che cazzo no? No, non si può fare, dai. Chiudi gli occhi mentre il gruppo ti mette qualcosa di commestibile e non tossico in bocca. Devi mangiarlo. Chiudi gli occhi, io vado a prendere qualcosa. No, dai, blindfold challenge, no. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi, apri la bocca. Ti prego, no. Chiudi gli occhi. Oh, mi raccomando. Sì, vai tranquillo. Fagli vedere loro. Chiudi gli occhi, apri la bocca. Fagli vedere loro prima. L'ho già fatto. Raga, che cos'è? Apri la bocca e chiudi gli occhi. Oddio, ma... No, no, Fede, io ho sentito odore di fumo. Di fumo? Di cenere. Commestibile. È qualcosa di commestibile, c'è sta scritto. Sì, ho capito, pure il coniglio mio è commestibile, però è vivo, capito? Non è vabbè, che mi metto in bocca un coniglio. Non ti preoccupare, non ti metto in bocca il coniglio. Vai, chiudi gli occhi, apri la bocca. Che cos'è che cos'è? Te però te devi un attimo piegare. Ecco, apri la bocca. Apri la bocca, bene. Leva ste mani! Apri la bocca! Oh, oh. Massica! Ma quanto me la Massica! No, devi mangiarlo! Cioè sta scritto nell'obbligo, devi mangiarlo! Era una cifra! Ma tu sei scemo, ma stanno a pizzicare! Come se... Oddio! Io ho 7-8 peperoncini! Porca... Ma sei stronzo, ho detto un po' stronzo. Ah, ma commestibile. Ho capito, ma qui mi... Era meglio la cenere. Ma me fai sì. Ma no. Ma me fai morire qua. Ma... Penso, mamma mia, se mastiamo moriva, raga. Tu sei scemo. Mi tocca l'obbligo. Vai. Vai, l'occhio di domani domestico nella stanza. Oh, sai cosa ti tocca? Il mio coniglio. Lo devi baciare. Qua, ma devi baciare, sì. No, vai, ma mi morde. Sul muso, dai. Bello lui. Bello. Posa sto coso. I peli in bocca.
metti un cubetto nel ghiaccio nei pantaloni e fallo sciogliere. Tocca a vedere se c'è un ghiaccio. Fammi una controllare. Noi abbiamo una sparaneve dentro casa. Sì, e vai in mezzo con neve subito. Dentro i pantaloni o dentro le mutande? Dentro le mutande. No, oh, ma così moro. Ma che mori? Abbiamo fatto ogni gol. Ah, spalmatelo bene. Ah, lo sai che è molto erotica come cosa? Di solito il ghiaccio è stato anche come oggetto di piacere, capito? Soltanto che non se lo mettassi bene. E vabbè, dai, io faccio una bella verità. Ma che palle! Che faccio fare? È molto virile questo video. Qual è il posto più strano che ti sei rasato? Cazzo, sono rasato. Qual è il pazzo? Vabbè, cioè, nel senso, anche se non è strano, però sì, dice, le parti intime. Sta finendo. Quindi sei rasato là? Eh sì, vabbè, però non è strano, cioè, posso più strano come sono rasato che buco del culo. No, è venuto, raga. Ok. Ok, finita. Però, raga, sono tutto bagnato. Non in quel senso. Sto bagnato. No, fai una lap dance. No, giocatore che ti sei davanti per 10 secondi. Ma come si fa la lap dance? Vai tu, vai. Non ce la faccio. Vai, vai. Vabbè, che devo fare? Tu devi ballare, dai tu. Col palo devo ballare. Ti fa da 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 da. Ma non lo vedrete mai più in vita vostra, ve lo dico, questo video verrà cancellato. Guarda il tuo basso io, ciao. Allora, con questa lap dance molto figa e spaziosa possiamo chiudere il video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciamo 10.000 like. Se le arriviamo a 10.000 like facciamo quella hot. Che quella hot, come avete visto, se in quella strema ci sta quella di succhiare una parte intima. Di fare una lap dance e mostrare le tette. Cioè. Esatto. Pensate in quella hot cosa ci sarà, ma ovviamente non faremo mai niente di porno e cazzi vari, perché non si può fare su YouTube. No, perché non vogliamo quindi farlo. Quindi ci trasferiremo su YouPorn. O Xvideos. Giusto. Ragazzi, grazie a tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci becchiamo sempre al prossimo video. Bella. Bella. Dalla dance più famosa d'Europa. Sotterrerò io.